sulla 1220. Allora, ragazzuoli, mi scuso per il ritardo, ma ho pranzato tardi, dovevo bere il mio solito caffèino, lo sapete che io sono drogato di caffè. Allora, prima di iniziare la nostra sessione, il nostro terzo episodio, volevo dedicarvi del tempo per rispondere ai quesiti che mi avete scritto in questi 10 minuti mentre io caffettizzavo. Allora, volevo tornare un attimino indietro nei commenti perché c'era una domanda tecnica proprio a livello di mod che mi era stata presentata da Benedetto Daguanno, che chiedeva: raga, qualcuno di voi ha avuto dei problemi ad avviare Attila dopo aver disinstallato questa mod? Questa è una mod che per l'installazione corretta richiede la sovrascrizione di tutta la cartella data. Che cosa è contenuto nella cartella data? Oltre ai dati e alle statistiche di gioco, sono contenuti anche dei fattori come, non so, i loghi delle varie nazioni, le immagini che vedete durante il caricamento nella home page del gioco. Quindi, di fatto, quando voi andate a sovrascrivere con il pacchetto che avete scaricato della mod, anche se disattiverete poi in un secondo momento le 10 parti, mi pare, scaricate dal workshop, la cartella data rimane aggiornata alla sovrascrizione di Medieval Kingdoms. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sì, è normale che tu hai avuto quel tipo di problema. Come ripristinarlo? Devi reinstallare Attila, oppure c'è un altro sistema, dipende sempre da quanto spazio hai nell'hard disk. Prima di copiare tutto il data pack scaricato della mod, prendi la tua cartella data, la copi e la incolli, non so, ti crei una cartella con scritto Attila Vanilla, per esempio, e te la metti dentro lì. Così, quando poi non vorrai più giocare la Medieval Kingdoms, ti rimetti dentro la cartella data. Questo attualmente è l'unico sistema possibile. Ok. Detto questo, è un pacchetto enorme, sì, si parla di 40-50 giga, quindi è abbastanza pesante come cosa. Buon sotto casa tua. Il trimone sotto casa tua. Buon pomeriggio anche a te. Ciao anche a Vincenzo. Se avete delle domande, ragazzi, scrivetemele in chat. Riguardo alle catapulte, allora, ci sono i trabocchi. C'è la catapulta normale, c'è il trabocco, c'è il mortaio come arma da fuoco. Non ci sono le colubrine, ma penso verranno implementate andando avanti, ecco. Tornando al nostro Stupor Mundi, al nostro Federico II di Svevia, che adesso è qui a Graz, noi abbiamo attualmente un problema con il cibo. Abbiamo un problema con il cibo che dobbiamo andare a risolvere. Con il Ducato di Baviera, forse avevamo già interrotto tutti i rapporti. Sì, esatto. Dobbiamo aspettare i turni per poterli attaccare e poi ci annetteremo anche Monaco di Baviera. Un'altra domanda che mi è stata fatta, non in questa sessione, ma nei commenti di un altro video, era relativa alla storicità della mod. Allora, lo Stupor Mundi, di fatto, prima di diventare imperatore del Sacro Romano Impero, è re di Sicilia. Il problema qual è? È che, come ben sapete, la struttura proprio burocratica ed elettiva del Sacro Romano Impero è abbastanza complicata. Quindi è una possiamo definirla una sorta di monarchia elettiva. I principi, i vescovi dell'impero eleggono il proprio imperatore. Questa meccanica è completamente impossibile da riprodurre su Attila. Non ci sono proprio le basi, non è come Europa Universalis che rende possibile questa cosa. Pertanto Federico II è stato inserito nel Sacro Romano Impero, anche se in realtà lui, oltre ad essere imperatore del Sacro Romano Impero,
per essere proprio historically accurate, dovrebbe avere anche il regno di Sicilia. Dovrebbe essere anche re di Sicilia. Questo era giusto una precisazione in risposta ad una domanda che mi aveva fatto un cicciolo. Allora, Dick, ma per questa mod servono dei DLC? Allora, i DLC aggiungono fazioni. Cioè, come voi ben sapete, Attila Base ha un tot numero di fazioni. Ok, diciamo 10 per comodità. Ogni DLC ne aggiunge, non so, 2 o 3. C'è il gruppo delle slave che ti aggiunge le 3 fazioni slave, l'altro gruppo che ti aggiunge, non so, i longobardi, altre fazioni germaniche, quelli del deserto e così via discorrendo. Il modder che cosa ha fatto? Perché non poteva aggiungere al pacchetto base altre 20 fazioni. Lui ha modificato le 10 fazioni base in 10 fazioni nuove. Non so, mettiamo che nelle basi ci sono, che cavolo ne so, l'Inghilterra, la Francia, il Teutonic Order e il Sacro Romano Impero, ok? Se voi volete giocare, ad esempio, il Regno di Gerusalemme, è probabile che il modder abbia sostituito, non lo so, i Sassanidi, che facevano parte magari di un DLC, oppure i Tanuchidi, con il Regno di Gerusalemme. Quindi è per quello che sono richiesti dei DLC per giocare certi tipi di fazioni. Se avrò possibilità di parlare con Art Studio, mi farò dare una lista delle fazioni che ha sovrascritto, in modo che se qualcuno di voi fosse interessato a seguire il progetto 1220 e a giocarlo, magari non ha i DLC, però non lo so, lui non gliene frega un cavolo di andare a giocarsi la Svezia, ma vuole giocare il Regno di Gerusalemme, almeno sa che per giocare il Regno di Gerusalemme ci vuole quel DLC. Attualmente non sono in possesso di questa informazione. Il gruppo delle slave, non quelle slave, le fazioni slave, dai, su. In questa mod c'è Genghis Khan, ci sono i mongoli, ci sono. Ci sono tipo 3 rami dell'esercito mongolo. Comunque io direi, chiudiamo qui il question time, poi magari lo riprendiamo tra un attimino, cerchiamo di capire un attimo quello che vogliamo fare. Allora, io vorrei essere pronto per il 1228 a intraprendere una crociata, in modo da seguire anche un attimino il filo storico. Noi dobbiamo fare sostanzialmente quello che al Barbarossa non è riuscito, cioè soggiogare tutto il nord Italia, il Ducato di Milano e anche Genova. Questo perché? Per 2 motivi. Uno, perché la Lombardia ce l'abbiamo negli obiettivi. Seconda cosa, io voglio un porto, io voglio Genova perché mi serve un porto per creare delle navi. Venezia si è autosoggiogata a noi stessi, quindi direi che tutto sommato va abbastanza bene. E poi abbiamo bisogno di terre coltivabili. Quindi, tornando a noi, qui abbiamo un altro esercito che ci minaccia, ma questa volta lo aspettiamo in città. Cracovia, Public Agent DLC, i mongoloidi. Quindi per il resto easy download dal workshop seguendo il tuo tutorial. Allora, nella prima parte del pacchetto, sono mi sembra 10, non vorrei esagerare, leggiti la descrizione. Ci sono 2 link da scaricare, mi sembra, che sono gli scarichi da Google Docs, mi pare, da Google comunque. E sono uno il pacchetto data modificato con tutte le texture e quell'altro invece credo sia un file un pochino più piccolo, non so adesso che cosa va a modificare quell'altro. Noi passiamo il turno nel mentre. Sì, devo prendermi la rivincita. Sì. E lo stupor mundi deve stupire. Ah, questi si avvicinano così minacciosamente. E forse adesso è il momento di attaccarli, però. Perché non vorrei... La Serbia ci chiede il non-aggression pact. Con chi è in guerra? La Serbia è in guerra con la Vallacchia. La Serbia è in guerra con la Vallacchia, ma sai che noi in realtà la Serbia la potremmo anche attaccare? Con chi è alleato? Con il Second Bulgarian Tsardom. Con il Second Bulgarian Tsardom. È alleata...
Il Bulgarian Tsardom, che rapporti ha? No, sta migliorando. No, ci conviene tenerceli buoni questi nei Balcani per adesso. Ci conviene tenerceli buoni. Vediamo anche se riusciamo a strappare un trade agreement. Sì, perfetto. Perfetto. No, del prossimo Total War Saga non so assolutamente nulla. Non so assolutamente nulla. Venezia ci chiede l'accordo commerciale. Ripuliamola. 3.000. 2.000. 2005. So che non è facile mercanteggiare con un... addirittura 2007. Ok, gli abbiamo estorto 2700 ducati anche a Venezia. Adesso i nostri commerci sono floridi, mio signore. Commerciamo tantissimo. Tra l'altro siamo anche in guerra con questi là di qui. Dovremmo in qualche modo anche preoccuparci della reconquista. C'è l'oro. Oh, è ovo. È ovo. Sai che anche andare in Spagna non sarebbe una cattiva idea? No, Medieval 3 non lo faranno mai. Questo è Medieval 3, ragazzi. Nemmeno Rome 3 lo faranno. Il terzo capitolo più volte è stato smentito per qualsiasi titolo Total War. Forse quello che si salva è Empire, nel senso che hanno fatto Napoleon, però di fatto non è un Empire 2. Un Empire 2 secondo me potrebbe avere un ottimo appeal. Potrebbe avere un ottimo appeal. Allora, tu togli la marcia forzata. Questo dove può andare? Cosa abbiamo dentro qua? Riusciamo a vedere che cosa hanno questi? No. Allora, io direi reclutiamo dei mercenari. Reclutiamo dei mercenari. Io mi prenderei... questo arciere a cavallo, che è ottimo. 3, 6, 4, 2. E mi piglio anche due di questi. Vieni qua. Lancieri, spade, giavellottisti, hanno... li stiamo sopra di cavalleria. Questi qua adesso gli è puro. Buongiorno Roby. Sì, è ancora in beta, ma è giocabile. Con almeno 5-6 fazioni è giocabile, giocabilissima. E Tunats Slayer, un altro feed che io ho fornito ad Art Studio è quello della possibilità di supportarlo anche per quanto concerne la ricerca dei nomi storici da dare ai vari generali, perché questo è un qualcosa che ho notato. Cioè, trovare un generale dell'armata milanese che si chiama Abdul mi disturba parecchio, quindi sarebbe bello magari che una volta terminata la fase beta con... aspetta che la nebbia non mi piace, dry, e che va bene. Ok, è il dry, mio signore, è il dry. Allora, togliamo la gem un attimo perché ho bisogno di più luminosità. Ciao Troy. Ciao anche Adosso. Buongiorno Ale il Coyote. Allora, andiamo a picchiarli questi qua. Visite! I resti della campagna con Gerusalemme, ragazzi. Ok. Allora, voi invece vi tengo dietro di qua. E tanto siete dei luridi mercenari. Allora, poi. 2. E 2. Allora, tu qua. Tu dietro. Questo non è lo Stupor Mundi, però. Questo chi è? È Urius.
andiamo a ingravidarli. I nostri mercenari. Minchia, cos'è cazzuto sto capitano. Ok, perché evidentemente i 6-7 modder che stanno lavorando alla 1212 in 6 non riescono a fare quello che ha fatto Art Studio da solo. Poi me lo accusano di aver copiato, fatto, finito. A me non, sinceramente non interessa. A me quello che interessa è poterla giocare. Eccoli qua. Li ho visti anch'io. Li ho visti anch'io, non ti preoccupare. Ciao Exe. Sì, è l'epoca del Pike and Shot, anche a me piacerebbe tantissimo. Reina Sans Total War. Bah! Sarebbe fighissimo. Ok, allora. Tu direi che potresti anche venire qua. E tu qua. Roma invicta. Pian piano ci allarghiamo. Dobbiamo coprire una porzione di territorio più ampia rispetto al loro esercito. Ma se Sumeri Assiri, ma che palle! Ma sai che palle il gameplay? Quattro carretti, tante lance, tanta gente che puzza, miliardi di sandali. Cioè, sa po'. Su. Ok, adesso dobbiamo andare a pigliargli tiratori. We hunger for blood and battle! Spears ready. At the double. Warriors eager for blood. Ok, controcarica. Muro di scudi. Ok. Spears!
bloccateli lì. Tu vai a prendere questo. No, fuoco, 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 fuoco. Facciamoli scappare, mio signore. Tu fammi allontanare lui. Perfetto, una bella carichetta sui balestrieri. Ottimo. Vai a prendere l'altro giavellottista. Tu torna qua dietro. Aggira. Tu vai a rinforzare qua. Caricare. Perfetto. Caricare qua dietro. Tirare qua. Tu l'hai preso, perfetto, vai a tirare di lì. Sneaky sneaky, tu devi passare qua in mezzo, eh. Passa lì in mezzo. Ottimo. Indietreggia. Carica qua. Tu ti riassesti, vai a tirare su questo. 77 su 80. Direi estremamente positiva. Adesso tu ti rimetti così. Boom baby, boom baby. Ah, come mi piace. Attacca qua. Perfetto. Indietreggia. Tira qua. Indietreggia. Perfetto. Vieni qui anche. Anzi, mettiti anche te a tirare su questa spada. Indietreggia, adesso tu cambi obiettivo, vai a picchiare di lì e tu vai a picchiare di qua. Our men have given up and are running for their lives. Tirare sul loro generale. Dietro. Ok. Iniziate ad andare a prendere sta gente. Tu mi fai quel lavoro qui. Dai, dai, dai. Molto bene. Caro mio, caro mio, adesso muori. No, tu continua a sparare qua, guarda. Ti mando il tiratore a cavallo. Madonna l'ha sventrato. Madonna l'ha sventrato. Perfetto. La battaglia è vinta, mio signore. La battaglia è vinta. Adesso it's time to purpuri. It's time to purpuri. Il momento che mi piace di più, quello dove inseguo e ammazzo tutti i resti. Druna Kisame dal workshop di Steam. Vai sul workshop di Steam. Porca troia, tu smettila di tirare che c'è lì il mio generale.
quello è volato, si è fatto 6 metri di volo. Ammazzali, ammazzali, ammazzali. Massacrare, massacrare, massacrare. Non li prendi più questi. Prova a tirargli una balestrata. Morti. Lol. Quanti sono? 8? No, beh, direi che possiamo finire. Sì, prova a scrivere 1220. Dovrei aver fatto un tutorial sul mio canale su YouTube. Trovi il, tu sei da Twitch, quindi guarda sotto nella prima pagina di Twitch, dovrebbe esserci il link per il canale YouTube. Vai a, nella barra di ricerca del canale YouTube, cerca 1220 installazione oppure how to install. È un tutorial abbastanza vecchiotto, però tutto sommato devi seguire quella procedura lì, ecco. Su Shogun 2 c'è una mod dove si possono mettere i Vietcong con la K47. Ciao Domenico Bianco, buongiorno, ciao anche a Samuele e Tai. Le battaglie dei Total War sono adatti per combattimenti corpo a corpo. Ah, è il nostro erede questo. Von Westhaufen! Mamma, vieni qua. Ma vieni qua che ti inculo. Come direbbe Vlad? Nel culo! Bam. Bam. Calcio nelle palle e pugnalata nella schiena ormai è un must. Faster, damn you all! Ritorno a Wroclaw. Abbiamo anche risolto il problema della carestiera. Quell'idol lì che ci raidava, sai? Allora, io direi... ammunition più 4 e ti piglio... morale più 3... Daring Forest Battles. E qua è tutta foresta, ci farebbe comodo anche questo. Ok, allora, qui a nord è a po... Madonna, 30.000. Siamo pieni di soldi da far schifo, ragazzi. Siamo pieni di soldi da fare schifo. Scusami, ma vorrei capire quanti turni con la valiera. No, non abbiamo malus, attenzione. Non abbiamo malus con la Baviera, eh? E Monaco è sguarnita, mio signore. Ed è un castello. 1, 2, 3. Sai che questa... Aspetta un attimo. Allora, continue siege. Fammi fare un regrouping. Che mercenari ci sono qua? Non ci sono mercenari. Non ho un'armata di rinforzo qua vicino, no, eh. Niente, ce la dovremmo giocare con questi allora. Let them cower before us. Quanti tiratori? 4 tiratori. Ai ai ai. Buongiorno Francesco. No, sai perché chiamo gli alleati? Perché almeno se... siccome era vuota la città, ma comunque avranno un'armata, almeno se si trova in giro per l'Europa, gli alleati l'attaccano. Ah, oddio, che mappa di merda. Porca loca. Mi sa che non ci bastano mica 2 catapulte qua, eh. Perché hanno la seconda cerchia muraglia sopraelevata. E se questi mi mettono i tiratori sulla seconda cerchia muraria elevata, noi non la prendiamo più questa città. Servono più cats.
Deutschland, Deutschland. Sono già re di, sono già imperatore di Germania. Re di Germania, re di Sicilia e imperatore del Sacro Romano Impero, nonché Augusto, perché lo Stupor Mundi si fregiava del titolo di Augusto, si considerava di fatto erede dell'impero romano, facendo così triggerare quello che in realtà era il vero erede dell'impero romano, il Basileus, che nonostante parlasse greco, comunque era lui il legittimo erede di Roma. Allora, Star Deployment. Innanzitutto, aspetta, fammi togliere la gemma un attimo. Allora, una torre qua. Ma questa non spara. Queste sparano. Quindi hanno due. Eh sì, vedi che è sopraelevato. C'hanno anche la fortezzina. C'hanno anche la fortezzina, ma è fuori dalla città. Quindi la cattedrale a noi non interessa. Noi dobbiamo andare qua. Noi dobbiamo andare qua. A sto punto, entrare da qui è un suicidio. Perché questi mi piacciono, gli arcieri qua sopra, e noi dobbiamo fare tutta questa strada e poi salire qua dal percorso della la loggia della blasfemia, la loggia della vergogna, dove tu passi e la gente ti tira in testa la roba. Qui c'è una statua. Autarchico. Direi. Allora, cara Baviera, iniziamo a elevare un principe elettore, va? A levare, non elevare adesso. Elevazione! We'll kill them all. Catapulte. Attento che trovi Hitler. Eccolo qua lo Stupor Mundi. Guardalo. Allora, 4-4. 4 stelline, 4 paperelle. We hunger for blood and battle. Expect a hard battle, boys. Che culo! Pensa se andavamo dall'altra parte avevano schierato anche le catapulte. Questi hanno anche le catapulte difensive. Bombardamento ce l'ho, però ce lo godiamo in cinematica dalle loro mura. Anzi, da questa torre ce lo godiamo. Così ci sentiamo un po' come una sentinella durante un assedio. Lo do io lo Stupor Mundi. Ok, una è andata. Sbagati, Gemma. Ok. Allora, aspetta, tu inizi a tirare qua. Tu anche. Gatehouse. Fai Fort Wall. E tu il Fort Wall qua di fianco. E adesso mi diverto pure io. LOL. Dai, ricarica. Dai, veloce a ricaricare, su, muovere queste mani, caricate il masso. Ma in realtà di Germanico aveva soltanto il titolo del papà, perché di fatto lui parlava molto meglio il fiorentino
che il tedesco, cioè non era un mistero. Tant'è che definì la Iesi, il suo luogo natale, la sua Betlemme. Cicciola! Oh, finalmente hai caricato. Dai che adesso alla prossima vai giù. Dammi questa. Che palle, ma anche questa deve caricare, ma è un'ingiustizia. Ma è un'ingiustizia. Ah, ma che portano gli arcieri, le merde. Fammi controllare una cosa però. 53-53. Ma sai che guarda, quasi quasi li faccio focussare qua, perché non vorrei che mi finiscono i colpi e non riescono a buttare giù nessuna delle due porzioni. Concentriamoci prima su una, va? E iniziamo a chiamare. Arcieri! Come spugnare Monaco di Baviera alle 21 su D-Max. Ok. Tirare lì. Siege artillery. Il tiro assordante. Che poi sono curioso di capire com'è la meccanica del tiro assordante. Così nacque l'Oktoberfest. Ah, ti piace, eh? Ready for battle! Ready for battle! Ambush troops have been detected. At your service. Move in. We hunger for blood and battle. Warriors eager for blood. I miei lancieri tirano il giavellottino, cicciolo. Stupido Mongolorten.
esatto, balestriere. Voi tirate qua. Per l'impero. Ma va, le catapulte hanno finito i colpi. Cioè, anche i picchieri svizzeri. Cioè, gli alabardieri svizzeri. Ehi ho! Ehi ho! Ehi ho! Con la mucca della Milka. Taratata taratata. Lui entra dalle porte, non entra dalla breccia. Enemy troops are at the walls. So close. Colpi di mannaia. Boscaioli inferociti, intensifies. Ah, ah, guarda qua. Allora. Dateli a distruggere questa barricata di merda. Cretini. Ah, vi siete girati. Tu fai un lavoro sneaky sneaky.
Ce l'avete fatta a tirare il giusto coso? Sì. Ok. No. Ho contato le truppe. Non gli rimane più neanche la dignità. Vieni Federico, vieni. Cicciolo. Certo che il nostro imperatore è protetto da una manica di pezzenti. Parte già piedato. Lo volevo a cavallo io. Ce la fanno questi a farlo fuori o no? Due porta le denti. Ho iniziato a tirare qua, va. Andiamo a prendere questa torre. È Monaco di Baviera, mio signore. È la parte ricca della Germania. Allontanatevi dal raggio. Strateli però, adesso ce li avete a tiro. Tanto vi massacro con le balestre. Vi massacro con le balestre. Questi adesso sono circondati. Ciao. Questa l'abbiamo vinta easy proprio. No. No. Ok. Missile armed warriors. Be on guard. The enemy have rallied their units. Fire! Quick march. Form a wall, live to fall, and live forever. Sparta, Hellas, then and again, free and good men. Ready for battle? Ah, ma ce l'hanno fatta questi a prenderlo. Trabanten?
sono i Trabanten? Ma stanno dando tantissimo sti Trabanten però, eh. Bella lì nella schiena. Nella schiena! Basta tirare. Adesso arrivano le asce. Io le chiamo, le metton tutti d'accordo. Hand battle. Vai così. Un ottimo assedio. Da notare le nostre catapulte che comunque un centinaio di uomini se li sono portati. Li sono portati a casa, eh. I razziatori di Mendrisio, ragazzi. I razziatori di Mendrisio razziano anche Monaco di Baviera. E il nostro Friedrich von Oisthaufen II si porta a casa un'altra gran bella vittoria, devo dire. Un'altra gran bella vittoria. Po 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 po. To 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 to. To, 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 to. Eagle Echelon tramezzino allo speck. Speck è il rumore che fanno i bavaresi quando li buttiamo giù dalla torre. Da quanto sono grassi, mio signore. Ok. Occupiamo Monaco. E adesso abbiamo meno 12 di cibo. Per quale motivo? You need 3 population surplus. Io non posso fare. Ma possiamo. Oh, possiamo reclutare. I preti, mio signore. Wealth più 10 cultural building. Public order. Scriva cosa ci dà. Wealth, commerce, building, parent horde. Allora, prendiamoci il mentore. What do you wish of me? Poi mi piglio anche lo scriba. 2, perfetto. Allora io direi che uno lo mandiamo. Adesso andiamo a convertire questi pagani. Ah, però ci stanno già pensando i polacchi, a legnarli per bene. Ci stanno già pensando i polacchi. Ora che li abbiamo reclutati, io la chiesa la butterei giù. E vi spiego anche il perché. Perché io ho bisogno di cibo. Io ho bisogno di cibo. Dismantling. E assegniamo al nostro sovrano, al nostro Friedrich. Cosa ti posso dare? Charge bonus più 4. Construction cost, ammunition for missile infantry. Facciamo così, così sblocchiamo questi due per il prossimo livello. Poi trade agreement, pace negoziata. La Baviera l'abbiamo fatta fuori? No. Dov'è l'esercito bavarese? Fammi capire. Voi lo vedete? Ma Novgorod si è no, è ancora orda. Poverina Novgorod, è stata cacciata. Ci sono sti lituani bastardi. Ecco, vedi, la Sassonia anche storicamente ci era avversa. Invece qui no, qui l'abbiamo messa bella mansueta. No, sono ancora vivi, non sono morti. Non sono morti, mio signore. Teniamo un buon income, eh. Riusciamo a tirar su volendo anche un'altra armata, una quarta armata. Almeno le possiamo mandare in giro in coppia, perché poi tra l'altro non mi ricordo che cosa stiamo ricercando. Credo la tecnologia quella per migliorare le coltivazioni. Ciao Iman, vuoi creare l'Unione Europea? Non sarebbe male. Allora, con chi sei in guerra tu? Coi mongoli, che palle coi mongoli. No, il Militariaceous non te lo do, sennò vieni a mangiare a casa mia.
mangia a casa tua, siamo alleati, ma io mangio a casa mia, tu mangi il tuo pesce sotto sale secco. Cosa ci fanno i siciliani lì? I nostri amici. Tra l'altro, per fare una cosa storica, la Sicilia me la dovevi conquistare e rendere puppet. E renderla puppet. Sono nello stretto tra Sicilia. Grazie Dark Blade. Nello stretto tra Sicilia e Calabria. Aia. Questo non è bene. Questo non è bene. Ma fammi vedere un po' che differenza mi dà. Sanitation. Monastero. Monastri Hospice. Sanitation più 15. Però Monaco dobbiamo buttarla giù. Perché mi serve il cibo. Monaco, growth più 10, perfetto. Allora io direi che a sto punto facciamo così. Tu ritorni normale. Cav, tu sei un questi qui sono mercenari, possiamo liquidarli. Mi tiro dentro una spada e due di questi. Tu sei full? No, tu non sei full. Tu hai bisogno di lancieri, mio signore. Due lancieri. È un po' scarsi di lanci in questa armata. Questa potrebbe essere una buona armata per un assedio, anche se per un assedio 4 cav sono esagerate. Però sai cosa ti dico? Sai cosa ti dico? Che a sto punto Wroclaw può essere migliorata. In che cosa? Mine Wells, Gravity Flowing. Vai. Vai. Migliora, mio signore, migliora. Francoforte, 5, dai che dobbiamo arrivare a 7. Dobbiamo arrivare a 7. Intanto, le pasture, come faccio a migliorarle? Più che altro la manor. La madonna. Cos'è che stiamo ricercando adesso? Questo qui per i goat barns. Mangiamo le pecore, mio signore, le pecorine. Allora, Fearless Warriors mi farebbe comodo, un bel Fearless Warrior, ma anche un fighter. Vai con Colored. Allora, due Imperial Ritter, due Ambush Shoots. E madonna, qui facciamo un'armata con la cavalleria imperiale, con i palestrieri a cavallo. Ci vorrà un po', eh. Ci vorrà un po'. La metto in costruzione, la metto in reclutamento, tanto non ci serve. Porterai Civilization Beyond Earth? Non credo, Domenico. Non credo. 4, 3, 4, 2, 3 e 1. Anzi, no, facciamo così. 2 e 1. Ci vogliono 7 turni per tirare su questa armata. E come la chiamiamo questa armata, ragazzi? La Wehrmacht. Si scrive così, Wehrmacht. Credo di sì, ma non ne sono certo. Ciccioli, voi che sapete tutto, sì, è giusto? Wehrmacht, scritto così. Faromar, chi è? È il governatore. Governatore, ti do il bonus per il cibo, visto che ne abbiamo poco. Penisola Italica Uberalles.
15:42, io direi giochiamo fino alle 16. Anche se io non mi staccherei mai da questo gioco. Devo dirvi, lo amo. Era dai tempi delle prime uscite della Divide Timpera che non ero in full immersion così su un Total War. Chi è? Non io lo sapevo che tu mi chiedevi l'alleanza perché vuoi tirarmi dentro nella guerra coi mongoli, ma non voglio entrare in guerra coi mongoli. Sì, io sono lo stupor mundi. Voglio sedermi a tavola con te che mangi pesce sotto sale secco. Vergognati. Vieni giù in Sicilia che ti faccio tutte tipo di pesce, cozze, vongole. Wehrmacht, giusto? Un certo pittore austriaco sarebbe fiero di te. No, definirlo pittore in realtà è il figlio di un imbianchino, per essere precisi. Pittore mi si rivoltano nella tomba dei miti abbastanza da Van Gogh a Gauguin. Lo stesso Leonardo da Vinci. Cioè, Giotto. Cioè, non... ferma, i razziatori di Mendrisio. Attrition, ho bisogno di cibo. Serve del pane, mio signore. I nostri uomini stanno morendo di fame. Public order, well sanitation. Ecco, il granaio potremmo fare. Che ci dà sanitation e ci dà anche cibo. E la cosa bella è che il cibo del granaio non è soggetto ai cambiamenti climatici. Sì, il granaio direi che potrebbe essere un'ottima soluzione, mio signore. Come procede qua? Ancora un po' a rilento. Ancora un po' a rilento. Allora, noi dobbiamo... Ah, qui ci sono i nostri alleati. Qui ci sono i nostri alleati. Monaco. Ma se tu andassi tipo qua in Svizzera, vedi, nelle terre del Mattia Swiss tu ti rifocilli proprio alla grandissima. Guarda qua, esatto, non abbiamo cibo, andiamo a mangiare in Svizzera. Qual è il problema? C'è Mattia Swiss che ci prepara le panelle. Io intanto mando i nostri preti a spiare Milano. Milano. The Lord blesses you. How can I help? Tu devi andare qua a Verona. I must stop and chant a while. And on the while. 2-2. Qui a nord direi che potrebbe anche andare bene. Io direi, tu scendi di qua. Così facciamo un attacco combinato. Ci vogliono 6 turni per terminare questa di Francoforte. E la faccio scendere da qua. Attacco combinato su Milano. Cisti. Cistifellea. Ok. La Guri Dynasty ha fatto pace. Ma scusa una cosa, ma il regno di Gerusalemme è ancora vivo? Non si sa. Sultanato di Rum. No. Sono durato più io del regno di Gerusalemme. No, è tutto su, è tutto Ayyubide. Non ci stanno più. Sono morti, mio signore. Visite! Visite! Benvenuto, cicciolo. Andiamo. Come on. Tutta l'Europa e l'Ebes Brown per te. Ciao, Slod. Vabbè, doganiere in bianchino, uguale. Secondo me faceva anche l'imbianchino d'estate. Join your mighty strength with ours in this struggle. I ask for my people. Turudututum.
Io sono lo Stupor Mundi. Non un figlio di... Anche perché sono rimasto orfano di padre alla tenera età di 3 anni. Sono stato rinchiuso dal papato. Rinchiuso? Sì, è la parola adatta. Perché il papa era di fatto il mio mentore, però era una sorta di ok, va bene, faccio il tuo mentore, però finché sono il tuo mentore tu fai quello che dico. Ciao, Jacopino. Faction destroyed, Principality of Vallachia. È la Vallachia. Matter of state, tributo, subject Usui. I have bought a gift from my people in order that we may improve relations. Che cosa vuoi donarci? Accettiamo il dono. Non vedi che mi avvelenano. Ma oh, non ciula però il nostro re, eh? Non ciula mica, guarda qua Vestralp. Figlio di Ariobaudo. Nostro nipote. Ed è pure legittimo. Ed è pure legittimo. Ready for battle. On the move, lads. Getting on our way. Allora, qui possiamo reclutare i picchieri svizzeri. Piacerebbero molto i picchieri svizzeri. Però non posso, non ho spazio. Non ho spazio. A meno che non faccio così. Elimino te. Faccio così. Prendo un picchiere svizzero. T'hai visto? Milano diventerà Myland Main Dictator. È interessante stare. Io però voglio capire che truppe hanno i milanesi. La Sword Milizia. Nobili siciliani a cavallo. Nobili siciliani a cavallo. Father be praised. How can I help? Verona sguarnita, mio signore. Vieni qua. Fatti una bella passeggiata. Forced March. Ok. Intanto sta venendo su bene l'armata. Meno 45. Non possiamo. 5, 6. Quanto abbiamo qua di sanitation? 0. Non posso costruirlo. Nella provincia della Boemia qui stanno costruendo e posso anche reclutare. 2-2. Questi sono soltanto 80. Sono solo 80, mio signore. Prendo uno di questo. Che va bene. 323. Vaffan bagno. Fammi reclutare uno dei miei con la balestra che costa decisamente meno. Mica capito io. Allora, dobbiamo andare in Italia, ragazzi. Dobbiamo andare in Italia e piantare radici anche al nord. Perché quell'aido del Papa... Tra l'altro, è ancora vivo il Papa o è stato annientato da Genova o da Pisa? Cosa che di solito capita anche abbastanza spesso. Ducato d'Austria. Oh, ah, guardali qua. Gold, Military Alliance. Given and gratefully accepted. It's a blessing from the Lord to all involved. So say the bones. Ma io non voglio allearmi con te. Stai lì in Scandinavia. Stai lì in Scandinavia. Volevo attaccare Milano prima di
di chiudere la puntata di oggi. O se no, apriamo domani con l'attacco di Milano. Laddove il Barbarossa non riuscì, lo Stupor Mundi stupì. Ma i nostri vassalli come ci seguono? Amorevoli. Allora, i martelli di Onar, te lo do io il martello. The Relic Seller, Wilfried. Questo vende reliquie. Man selling relics in the capital that recently sold a branch of the Drowned Saint Sabas. La Sabas è la Sindone? He is offering you gold if you look the other way. No, io espongo i suoi crimini. No, su Mountain Blade non credo, fino a che non uscirà Bannerlord. Io aspetto Bannerlord. Allora, generale, mio generale, corruzione, integrità, looting income, fatigue rate, melee attack più 6, io mi farei anche questo però. Allora, aspetta, infantry commander e questo è warrior, melee attack più 3, melee attack più 6. Io mi faccio questi due qua. Così abbiamo la fanteria buffata, che non è male. 43 di difesa è buono. 43 di difesa è buono. Goat pants. Oh, finalmente possiamo aumentare le goat pants. Aumentiamo le goat pants. E qua dobbiamo anche sistemare il discorso della sanitation, però, eh. Livestock herd, perfetto, così il problema del cibo dovrebbe essere sistemato una volta per tutte. Monaco di Baviera, ancora un turno. E noi come siamo messi qua? Qua a Milano ci potrà... Ma dove sono andati i milanesi? Non è che questi mi stanno a tirare in imboscata. Fa una cosa. Cos'è questo? Crossbow milizia? Ma non la voglio la crossbow milizia, ma io volevo... Alabardieri di Uri e alabardieri di Berna sono questi. Vedi che sono diversi? Ah, hai capito? Hai capito? Io... Potrei attaccare. Non adesso, lo faremo domani. Domani il grande assedio di Milano. Mi porto avanti anche con questa armata. Arcieri. Cacchio, gli arcieri veneti sono più forti dei miei. Accuracy 25. 43. Questi hanno 44. Ammunition 16, ammunition... Sono più forti quelli veneti dei nostri, sai? Arcieri veneti. E quanto costano però? 172, i nostri costano uguale. Costano uguale. Ma sai cosa faccio? Faccio così. Liquido questo. E mi prendo l'arciere veneto. Là. Perfetto. Io direi, ragazzi, per oggi possiamo... Attacca Milano. E Domenico, volevo farlo domani. Così almeno aprivamo la live in pompa magna. Per oggi ci fermiamo qui, ragazzi. Io
vi ringrazio come sempre, vi invito a lasciare un bel like nei commenti, le vostre strategie incredibili. Quello che volevo fare domani era la guerra al Ducato di Milano, perché queste terre le voglio. Tra l'altro, prendendo Milano, riusciremo ad arrivare fino a Bologna, quindi alle porte di Sua Santità il Laido. Arriveremo a confinare anche col Regno di Sicilia, che si è pigliato Pisa, e di fatto avremmo 2 anni per, una volta presa Bologna, che è al porto, direi che potremmo anche iniziare a pianificare la crociata del 1228. Quindi io vi saluto, vi ringrazio ancora, noi ci vediamo più tardi intorno alle 18:30-19, così giochiamo un po' anche a Tropico 6 con il Dictator Presidente. Ciao a tutti, a dopo.